Caro Francesco, leggevamo prima una cosa che ci hanno mandato dalla redazione, no? Che il Papa dice che la povertà si combatte creando posti di lavoro. Strano, perché Conte ci dice che i 5 Stelle ci dicono facendo il reddito di cittadinanza. Mi sembra che sia diametralmente opposta la cosa, no? Ma guarda un po', il Papa dice una cosa che, guarda un po', l'umanità sa già da quando esiste. Salvo che adesso era un po' cambiata, Renate? Beh, è una cosa... Il Papa è diventato anche lui controcorrente, no? Perché... Infatti, bisogna tenere molto ben presente che questo strumento del reddito di cittadinanza viene abusato proprio per preparare il terreno di una... delle prossime generazioni o già attualmente di popolazione che sarà sotto controllo totale, poi anche con l'introduzione del denaro digitale centralizzato, allora siamo al completo. Siamo al completo, abbiamo chiuso, esatto. Lavoriamo per lavoro, senza lavoro, reddito di cittadinanza che adesso vendono come una grande... come sì, qualcosa di molto positivo, invece, attenzione, è qualcosa che viene utilizzato per privare il la cittadino. gente della sua Libertà. libertà. Certo, anche perché nel momento in cui non sarai più utile, basta spegnere la spina e arrivederci, grazie. Non avete più nessuna autonomia. È come quella pubblicità di Amazon, vi ricordate? Comprati Alexa, così non avrai più bisogno di studiare. Certo, nel momento in cui io avrò bisogno di tutti stupidi, basta che stacco la spina, siete ignoranti. Se invece aveste studiato, probabilmente... la cultura era dentro di voi, non avevate bisogno di questi apparecchi infernali. Però, cioè, sai, noi queste cose le continuiamo a dire. Poi chi vuole ascoltare, ascolta. Chi non vuole ascoltare, ragazzi, cosa volete che facciamo? Noi più di questo, noi cerchiamo di farlo nella totale buona fede, nell'interesse proprio che abbiamo nel condividere un mondo insieme a persone, insomma, che non siano ricattate o ricattabili, che siano come noi, tutti uguali. Dovremmo essere tutti uguali. Sotto lo stesso tetto, sotto lo stesso cielo stellato, senza discriminazioni. Ma chi grida le discriminazioni è quello poi che invece le mette in pratica. State attenti, noi continuiamo a dirlo. E cominciamo a vedere, cara Renate, da dove parte questo rigurgito, no, di coscienza, se vogliamo. Parte da un deputato olandese del Parlamento europeo, che in realtà, Rob Ross, che in realtà ha fatto una domanda precisa in quell'audizione di Pfizer dove Burla non si è presentato. E poi lì tutti a dire no, questi i famosi, perché anche questi sono dei soldati, no, del potere, quelli che oggi si fanno chiamare the bunker, quelli che sono che controllano le fake, gli sbufalatori, cioè è ovvio che i propalatori di bufale sono loro, lo abbiamo dimostrato in molti casi. Adesso ne faremo vedere anche questo è un altro caso di bufala loro, ok? Perché quando esce una notizia sgradita, l'esercito si mobilita perché i generali danno l'ordine e quindi i soldati cominciano subito a scrivere, a fare, a inventarsi le supercazzole, eccetera, eccetera. Ma sono talmente semplici da smascherare. Noi lo facciamo a beneficio di quelle poche persone che riescono a comprenderlo. Ma vediamo da dove parte Rob Ross al Parlamento europeo. Noi abbiamo tradotto e messo in video, che chiedo alla regia di mandare a schermo pieno, ovviamente, poi magari ogni tanto anche mostrare noi, ma ecco, abbiamo tradotto il suo intervento. Lui ha distribuito un video dove mostrava cosa è accaduto con la tizia lì, che si fa anche una risata, come dice, lo sapevate, no? Noi lo ascolteremo in inglese per vedere anche la traduzione di quello che si dicono questi signori. Prego la regia. If you don't get vaccinated, you're antisocial. You don't get vaccinated just for yourself, but also for others. You do it for all of society. That's what I said. Today, this turned out to be complete nonsense. In a COVID hearing in the European Parliament, one of the Pfizer directors just admitted to me, at the time of introduction, the vaccine had never been tested on stopping the transmission of the virus. This removes the entire legal basis for the COVID passport that led to
massive institutional discrimination as people lost access to essential parts of society. I find this to be shocking, even criminal. Please watch the video until the end. Voor u, mevrouw Small, heb ik de volgende vraag waar ik een duidelijk antwoord op wil. And I will speak in English so there are no misunderstandings. Was the Pfizer COVID vaccine tested on stopping the transmission of the virus before it entered the market? If not, please say it clearly. If yes, are you willing to share the data with this committee? And I really want a straight answer, yes or no, and I'm looking forward to it. Thank you very much. Regarding the question around, did we know about stopping immunisation before it's entered the market? No. We had to really move at the speed of science to really understand what is taking place in the market. This is scandalous. Millions of people worldwide felt forced to get vaccinated because of the myth that you do it for others. Now, this turned out to be a cheap lie. This should be exposed. Please share this video. E già, Renata, sarebbe il caso di condividere tutto questo, ma in realtà non è il primo e non sarà neanche l'ultimo. Avete visto la tipa come sorrideva? Dice, beh, ma noi avevamo detto, ma che volete da noi? Guarda, 15 secondi perché ti do, perché poi dopo continuiamo, non è finita ovviamente. Certo. È ridicolo, no, tutto questo? Ha ragione, è scandaloso, è ridicolo. Dice, ma che volete? Noi dobbiamo andare alla velocità della scienza. E da quando in qua la scienza ha una velocità che stabilisce Pfizer? Scusate, alla velocità della politica? Forse? Sì, hai capito? Cioè, la velocità della scienza. Io sfido, sfido chiunque a venirci a dire qual è questa velocità. Se esiste una velocità e se la scienza debba avere una velocità. La scienza è il contrario. La scienza, la velocità è nemica della scienza. Scusate. Sì, ma Fabio, la verità sta lì dove lei si riferisce al mercato. Sì, il mercato. E quella è la verità, la velocità del mercato. Esatto. Praticamente buttarlo sul mercato. È quella la parte che effettivamente rispecchia la verità. Allora prego, prego, sì, quindi pochi secondi, dai, ti prego. Queste sostanze, in primis come Comirnaty di Pfizer-BioNTech, ma poi anche Spikevax di Moderna, non siano stati testati riguardo alla prevenzione della contagiosità delle persone trattate, risulta peraltro, caro Fabio, anche dal decreto numero 1 del 2 gennaio 2021 sì. Del Ministro della Salute Speranza. Ecco, vediamolo intanto del documento numero 100, perché lì praticamente che cosa si dice? Cioè noi lo sapevamo già, lo sapevamo perché il Ministero della Salute lo aveva messo per iscritto il 2 gennaio del 2021. Prego, eccolo qui. Renate, lo puoi commentare? Sì, praticamente questo è il decreto con il quale il ministro della, io lo chiamo, non salute, ha inaugurato il piano strategico dell'Italia per la cosiddetta vaccinazione anti-SARS-CoV-2 COVID-19. E in questo documento, da questo documento risulta la circostanza che all'atto dell'inaugurazione di questa campagna vaccinale molto aggressiva in Italia non si sapesse nulla, certo. Nulla si sapeva riguardo alla efficacia di, esatto. Dell'inibizione. Infatti andiamo a pagina 5 per cortesia, ragazzi. Eccolo qua, puoi leggere... Renate, sì. Allora, ad un certo punto si legge: successivamente, qualora uno o più vaccini si mostrino in grado di prevenire l'infezione, si focalizzerà l'attenzione anche sulla riduzione della trasmissione, al fine di ridurre ulteriormente il carico di malattia e le conseguenze sociali ed economiche. Aspetta un attimo, scusa. Un attimo. Questo è il Ministero della Salute. Questo è il Ministero della Salute che scrive questo. Quindi già da gennaio 2021 si sapeva che questo farmaco non aveva nulla a che vedere con la prevenzione dell'infezione. Nulla a che vedere, lo dicono loro, tant'è che scrivono successivamente, se si scoprirà
che riesce anche a prevenire, ovvero ad evitare che ci si possa infettare, si prenderà atto, si faranno altre cose. E questo che c'è scritto qua? Scusa, so leggere ancora l'italiano? Sì, anche alla faccia dell'asserita non sperimentalità, esatto, caro Fabio. Certo. Cioè, come si sono inalberati quando noi, giustamente, anche adesso continuiamo a parlare di sostanze sperimentali, laddove invece la stessa efficacia, il ritorno all'assessment report, sin dall'inizio non era provata non soltanto quella della prevenzione della contagiosità, ma persino quella appunto dell'inibizione della malattia grave, come risulta sempre dall'assessment report di Comirnaty di Pfizer-BioNTech del 19 febbraio 2021. Ecco. Allora abbiamo la documentata sperimentalità. Io chiedo veramente anche ai giudici di voler finalmente prendere atto di questi documenti, che tra l'altro nei loro passaggi fondamentali li abbiamo ovviamente anche tradotti in lingua italiana, quando li abbiamo portati nei vari contenziosi che tuttora pendono nei diversi gradi nei tribunali d'Italia. Cioè, cari giudici, cari magistrati, perché mi dirigo anche ai procuratori, prendete finalmente atto di questa gravissima violazione dei diritti umani che è stata commessa nei confronti dei cittadini italiani, e agite. Esatto, altrimenti, io ripeto, rimanete, cioè se adesso non reagite, avete ancora la possibilità di dire adesso abbiamo capito. Bene, allora... E c'è la via d'uscita, però se non fate nulla adesso, la via d'uscita non c'è più, non c'è più per evitare, certo, proprie responsabilità. Certo, certo.